Avete sentito le mie doti canore? Così facendo non ho dovuto pagare i diritti alla Century Fox. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale, sono Ucci e dopo questa magnifica intro possiamo incominciare a parlare di lui, il nuovo nato in casa E-Flight, il Protek 35. Con lui è nato anche il fratello minore, il Protek 25. Io ho voluto prendere il 35 perché sicuramente farà parte della mia flotta. Ho già un Beta 95 V2 pusher, quindi ho voluto integrare e prendere qualcosa di un po' più grande. Infatti ho preso questo 3 pollici e mezzo. Sicuramente sarà un po' più resistente rispetto al Beta 95 in varie situazioni, avrà caratteristiche migliori rispetto a un Beta 95, avrà dei difetti rispetto a un Beta 95, però l'ho voluto portare sul canale perché E-Flight si è praticamente rivoluzionata. Vediamo il vecchio Gry Hornet, il vecchio Bumblebee, che erano dei Cinewhoop abbastanza importanti, abbastanza presenti, pesanti. Questo Protek 35, anche il fratello minore, il 25, ha delle chicchette molto interessanti. Partendo dal suo design caratteristico, dai motori, dalla sua versatilità, insomma, mi ha veramente colpito. Adesso ci spostiamo sul tavolo così ve lo sviscero completamente e vi parlo un po' di tutti quegli aspetti tecnici che lo caratterizzano. A casa ci arriverò in questa confezione dove già nel retro possiamo vedere le sue caratteristiche. L'etichetta ci riporta marca E-Flight, nome Protek 35 analogico. Io l'ho preso analogico perché ancora non sono passato a digitale. Versione PNP l'ho preso sprovvisto di ricevente. Lo stack è un Best Whoop F7 IO 45 A, poi lo andiamo a vedere nel dettaglio quando apro, diciamo, sbudello il drone. Il target della FC e la versione di Betaflight installata, che è la 4.2.4, ed è stato fatto questo drone il 22 dicembre del 2020. Non so quando farò uscire questo video, ma è stato fatto praticamente l'altro giorno. All'interno, oltre al Protek 35, possiamo trovare molti accessori che ci fornisce E-Flight, tra cui il cavetto molto carino USB, micro USB tipo flat, quindi apprezzato, un set di battery grip, adesivi, due strap per la tipologia di batterie che andiamo a utilizzare, quindi se andiamo a mettere batterie più piccole, più grandi, ci danno la possibilità di avere delle strap di lunghezze differenti, due protezioni in PVC per le classiche antenne delle riceventi tipo FR Sky, XM Plus e similari, un'antenna per la VTX e il suo, diciamo, grip per avvitare correttamente l'anello. Sette di viti di ricambio apprezzate, molto apprezzate, che di solito le viti di ricambio non vengono mai date insieme ai frame. Dei flat di ricambio o di aggiunta, adesso andiamo a vedere a cosa serviranno. Poi ci danno anche una brugola da 4, un supporto e un bulloncino con un dado. Questo serve laddove dobbiamo andare a cambiare il supporto, il classico supporto GoPro, per installarci, diciamo, il supporto piccolino per la Naked. Molto apprezzato anche questo ricambio. Un set di eliche identiche di ricambio. Che figo! Esci. Ah, che bello! Il portachiavi che rappresenta il Protek, fighissimo. Le protezioni adesive esterne che caratterizzano un Cinewhoop, adesivi apprezzati, molto carini, e il senso di rotazione dei motori, quindi possiamo capire che una mezza tunata o una tunata questo drone già gliel'hanno fatta, perché di solito Betaflight esce con motori Quad X e il verso di rotazione di motori è in, quindi è al contrario praticamente di questo. Vediamo che qui hanno un senso di rotazione out, quindi i motori girano verso l'esterno del drone e non all'interno. Quindi ci possiamo aspettare un bel tuning fatto già da E-Flight. E poi, come tutti i droni PNP, BNF, RTF, ci danno un plico illustrativo dove ci fanno vedere il pinout della scheda
e dove andare ad attaccare i vari dispositivi. Partiamo ad analizzare proprio lui, quindi la cosa che ci risalta subito all'occhio è la conformità. La conformità perché non è un classico Cinecoop con i DAT tondi, ma sono esagonali, diciamo, qui nei lati e tondi, cioè parte esagonale e poi va a finire tondo, e all'interno non è pieno, ma ci sono tutti i fori, diciamo, esagonali, non so se si riesce a far vedere dal video, per far passare l'aria e non creare, diciamo, immagino, delle turbolenze. Loro lo vendono questa informazione che questo drone potrebbe essere utilizzato come Cinewhoop, ma push, quindi cappottato, o come un 3 pollici e mezzo freestyle, perché se noi andiamo ad eliminare le parti, le paratie esterne, diventa sostanzialmente un 3 pollici a tutti gli effetti. All'esterno possiamo ammirare le stampe di eFlight, che sono praticamente perfette, sia la stampa per l'innesto della GoPro e sia la stampa di tutti gli accessori esterni, quindi LED, supporto per eventuale Immortal T, che è quella che andrò a montare io, e poi tutti i bump anteriori, posteriori e i landing pad. Diciamo che come estetica e come costruzione già conosciamo eFlight e già conosciamo la sua qualità sui prodotti. La qualità non gli possiamo dire praticamente niente. È carino il fatto anche che ci vengono rappresentati tutti i warning sul connettore XT60, sulle parti che vanno a costituire il drone. Adesso noi queste le stacchiamo e vi dico subito il peso di questo drone. Allora, il drone in sé per sé, senza niente, pesa 297 grammi. Il drone con una batteria 4S 1003, che è la batteria che consiglia eFlight per questo drone, è di 457 grammi. Il drone con la sua massima configurazione, quindi con una GoPro Hero 9, è di 628 grammi. Però vi posso dire una cosa: non vi spaventate del peso, questo perché questo drone è fornito di motori da 22x3,5, quindi non vi preoccupate del peso. A mio avviso, e farò dei test, lo proverò sia con le 1003 4S, ma proverò a metterci anche le 1005 sempre Ovonic 4S, perché sono abbastanza curioso delle prestazioni di questo drone. A detta di eFlight dicono che hanno incrementato con l'aggiunta di questi motori il 30-50% di thrust in più. Garantiscono con queste eliche un thrust di 750 grammi a motore, quindi su un drone da 3 pollici e mezzo è un bel thrust. Considerando che i vecchi Bumblebee e Green Hornet avevano motori da 14, ragazzi, motori da 14 di diametro, questo ha motori da 22, cioè sono delle bestie. Possiamo vedere sulla bottom plate il cavo micro USB che esce fuori, quindi questa è una cosa molto comoda in fase di tuning, perché non dobbiamo ogni qualvolta andare a staccare batterie, cose e andare a tirare le peggio bestemmie per attaccare il cavetto, ma lui ce l'ha pronto qui, quindi atterriamo, prendiamo il drone, lo attacchiamo e facciamo quello che dobbiamo fare. Anche le fascette ottima qualità, quindi apprezzatissime. Adesso lo vado ad aprire così vediamo un attimo eFlight come l'ha assemblato. Diciamo che stiamo sempre sullo standard alto, quindi sappiamo già che eFlight è un'ottima marca e non mi aspetto di vedere zozzate, anche perché lo devo aprire, perché devo andarci a installare la RX Nano di TBS, perché altrimenti non lo posso provare. Anche le viti sono abbastanza pesanti, non sono le classiche viti di alluminio cinesi, sono delle belle viti, e questa non è una cosa da sottovalutare.
specialmente su prodotti e marche cinesi. Smontando la top plate possiamo vedere intanto la bellezza di questo carbonio. Allora, la parte sotto della top plate ha i bordi non rifiniti, quindi tagliati a vivo, ma la parte che sporge, quindi al tatto, sono tutti praticamente smussati. L'esterno è smussato, quindi è molto piacevole anche al tatto, e sicuramente avere dei bordi smussati limita, in caso di urto, che il carbonio si sfaldi. Vediamo anche lo spessore del carbonio della bottom plate. La bottom plate è da 3,5 mm, quindi sempre un ottimo spessore per un drone da 3,5 pollici. All'interno possiamo vedere una scheda che è una F7 IO 45A. 45A è il dato di corrente che possono assorbire i motori e ha un picco massimo di 50A, quindi sono degli ottimi ESC. La VTX è una Such X Micro che può sparare massimo 300 mW. Diciamo che in questa configurazione 300 mW sono abbastanza per un drone così piccolo. Piccolo perché vuol dire che non ci dobbiamo poi sostanzialmente allontanare tantissimo. Io mi baso sempre sui miei 400 mW che utilizzo nei bandi per fare freestyle, quindi presumo che mettendoci un'antenna a gambo lungo qui dietro ho sicuramente un ottimo segnale in analogico. Poi possiamo vedere, diciamo, il pigtail, che è un UFL attaccato e arriva qui dietro per l'antenna della VTX, il connettore XT60 che esce praticamente nei pressi della antenna della VTX, è un connettore AMAS, quindi un ottimo connettore, e il condensatore piccolino messo qui sotto. Diciamo che in 4S, usandolo per Cruise e Cinewhoop, il condensatore potevano anche farne a meno, però sicuramente va a levare quelle micro interferenze che si potrebbero creare. Poi vediamo il buzzer qui davanti e la FPV Cam, che è una Turbo EOS V2, oramai molto ma molto conosciuta. Da qui sicuramente si riescono a vedere meglio i fori all'interno dei DAT. Voglio andare a smontare un'elica per farvi ammirare questi fantastici motori. Vedete la grandezza del motore rispetto al frame, praticamente è molto grande. Comunque sia, sono degli Xing 22x3,5 da 3600 kW. Vi posso dire che, come già conosciamo, i motori Xing è un ottimo motore, e poi da apprezzare su questi motori in primis gli avvolgimenti, che sono praticamente perfetti, fatti con filo con diametro molto spesso, quindi di qualità, e con magneti curvi. Ragazzi, questi motori sicuramente faranno paura, già me lo immagino, sono molto curioso di provare questo drone. I magneti curvi fanno sì che fra lo statore e il rotore, quello che è il magnete, c'è praticamente non c'è spazio, cioè lo spazio è ridotto all'osso, solo il minimo indispensabile per far girare il motore. Questo crea dei campi magnetici molto più elevati e quindi rende i motori molto più performanti. Vediamo poi la VTX e la FC montata su dei soft mount, quindi dei standoff gommosi. Loro garantiscono che questo frame ha un carbonio T700, quindi un carbonio che vibra meno, e in più hanno montato i soft mount, quindi mi aspetto che questo drone volerà praticamente come un rasoio. Vediamo inoltre che la FPV Cam è montata con dei distanziali, perché questa è un FPV Cam nano, quindi potremo andarci a montare, immagino, delle telecamere micro. Sì, ha un interasse di 19 mm, quindi potremo andarci a mettere altre FPV Cam molto più performanti di questa e molto più grandi, quindi avere sicuramente un'immagine migliore. Stavo vedendo a cosa serviva questo cavetto che loro già preinstallano con un altro flat sulla FC. Non è nient'altro una predisposizione per andarci a attaccare riceventi in S bus o
DJI Air Unit, quindi avremo un positivo, un negativo, un S-Bus e un RX. Questo sicuramente io lo andrò a eliminare perché installando una TBS Crossfire Nano non vado a utilizzare il pinout S-Bus ma vado a utilizzare una porta UART TX-RX. Sulle istruzioni infatti loro consigliano che per installare una TBS Nano Crossfire mi devo andare a attaccare su altri pin che loro non hanno riportato esternamente. Poco male, perché smontare e lavorare qui è abbastanza comodo. Possiamo fare inoltre degli upgrade su questo frame, quali il cambio della VTX, se vogliamo una VTX più grande e più performante, l'installazione di una KDX Vista, che c'entra tranquillamente visto lo spazio se noi andiamo a levare la VTX, perché abbiamo, ricordo, una scheda singola, perché è una scheda I/O, quindi è una scheda che comprende sia la FC che gli ESC, quindi potremo in futuro sbizzarrirci come ci pare. Adesso mi godo un attimo l'installazione di questi bump in neoprene e poi lo vado a provare appena smette di piovere. Bene ragazzi, questo episodio è giunto al termine, spero che il Protec 35 vi ha colpito come ha colpito me. Ve lo dico già da subito, al 100% ci farò un video dedicato, lo voglio provare bene con la GoPro Hero 6 Naked, la GoPro Hero 9, quindi voglio fare molti test su di lui. Se questo video vi è piaciuto, vi ricordo sempre da mettere un bel mi piace qui sotto, non scordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!